Assume un sapore particolare la consegna dei lavori di una scuola in questo periodo a Teramo? Sì, insomma, è un periodo in cui la sensibilità rispetto alla situazione del patrimonio scolastico ovviamente vive un senso diverso per le vicende che conosciamo del Delfico, ma questo intervento in realtà si inserisce all'interno di una pianificazione chiara che abbiamo portato avanti nel corso di questi anni e che stiamo portando avanti su tutto il patrimonio scolastico cittadino. L'apertura del cantiere della San Giuseppe, di una scuola tra le più significative ovviamente della città in centro storico, è anche il segno di una volontà forte politica che abbiamo messo in campo nel corso di questi anni, cioè di riportare le scuole in centro, di non delocalizzarle. Ecco perché i tempi di ricostruzione della Savini, su cui abbiamo ottenuto un raddoppiamento del finanziamento, dai 4 milioni iniziali agli 8 milioni, con un intervento molto più ampio di un adeguamento strutturale, si allineeranno con quelli della Savini. 14 novembre per la Savini ci sarà la conferenza dei servizi, quindi nei prossimi mesi partirà anche il cantiere della Savini, che avrà una durata inferiore rispetto alla San Giuseppe, in modo tale che San Giuseppe e Savini possano essere riconsegnate insieme alla città. 450 studenti torneranno in questa scuola, si spera entro 3 anni, ma anche meno. Sì, l'obiettivo che abbiamo già condiviso con i progettisti e con la ditta è proprio questo: andare a ridurre l'intervento rispetto ai 900 giorni di cronoprogramma. C'è la possibilità, c'è la sostenibilità tecnica da parte delle dichiarazioni che la ditta ci ha rappresentato, quindi lavoriamo adesso in modo celere, ovviamente sicuro, su un cantiere importante che comunque su cui abbiamo cercato anche di ridurre al minimo i disagi per la città, ma con l'obiettivo che deve essere quello appunto di riallineare le tempistiche di Savini e San Giuseppe. Questo aiuterebbe proprio a riportare non soltanto 450 ma molti più ragazzi in centro storico, ed è un obiettivo che ci siamo posti e vogliamo portare avanti. Ultima considerazione, seppur breve: questa è una settimana nella quale è stato inaugurato il nuovo impianto di atletica leggera nel quartiere Gammarana, si sono aperte le porte del Bonolis anche ad altro, finalmente, e oggi c'è la consegna di questi lavori. Non credo si possa dire che sia stata una settimana normale. È stata una settimana importante, significativa, che sta a testimoniare la giusta, corretta pianificazione che stiamo portando avanti nel rapporto tra patrimonio scolastico, sportivo, culturale e sviluppo della città. Il piano che abbiamo messo in campo è un piano chiaro, un piano che ha ovviamente i suoi tempi, e quindi lo portiamo avanti sulla base di una linea che oggi ci porta a vivere una fase di trasformazione della città importantissima. È chiaro che ogni trasformazione porta con sé disagi e difficoltà, ma stiamo lavorando tutti insieme alla nostra comunità, guardando la città che stiamo scrivendo insieme, appunto.